È la più piccola delle BMW, ma si fa grandemente apprezzare tra le piccole sportive. Oggi vi proponiamo in vendita questa BMW 118D, davvero davvero particolare, con pochissimi chilometri. Scopriamola meglio e vediamo perché acquistarla. E partiamo proprio dall'avantreno, ma la cosa che subito vi salta all'occhio è questo bellissimo color bianco perlato che al sole assume delle particolari sfumature di colore. Gruppi ottici davvero in eccellente stato, l'auto è stata immatricolata nel novembre del 2018. Qui sotto troviamo anche i fari fendi nebbia. I pneumatici sono montati su cerchi Lega da 16 pollici e sono tutti e quattro Dunlop invernali che si trovano ancora all'80%, sono praticamente nuovi. Specchietti in tinta con indicatore di direzione installato sopra. Come vedete, di carrozzeria si trova in eccellenti condizioni. Il tettuccio anche l'abbiamo verificato, non ci sono danni dovuti alla grandine che ultimamente sono sempre più spesso rilevati nei nostri stati d'uso. Diamo un'occhiata invece alla capienza del portabagagli. Parliamo di 380 litri con sedili frazionabili per un terzo e due terzi, e qui i vari kit a corredo dati direttamente dalla BMW. L'auto non è nazionalizzata ma è italiana, non viene dall'estero. I sedili sono in tessuto tecnico con doppia trama qui al centro, un po' più ruvidi e lisci. Attacchi Isofix a vista, molto comodi, non sono integrati sotto al sedile, e anche il poggiatesta del terzo passeggero. Diamo invece un'occhiata alla parte un po' più centrale, che sarebbe quella del guidatore. 45.000 km e vedete, effettivamente lo stato d'usura della vettura è pari a zero, come lo si nota anche nel bracciolo centrale, nella leva del freno a mano, anche questa in pelle con le cuciture, totalmente integra. Il cambio è automatico con il selettore di guida, dopo lo andremo a testare, e anche qui appunto la gestione dell'infotainment, il navigatore e via dicendo. Clima automatico, e diamo un'occhiata anche allo stato d'usura del volante, e come vedete anche questo non è per niente male, è perfetto. Anche i bottoncini qui per la gestione del cruise control, luci automatiche e quattro vetri elettrici con la regolazione elettrica anche degli specchietti. Insomma, l'auto è veramente perfetta, ma voglio provarla su strada, questo 2000 da 150 cavalli, e vedere come si comporta, soprattutto anche il cambio automatico, la frenata, vedere un po' come si trova anche le condizioni dell'avantreno. Per questo partiamo, ma prima vi ricordo che se vi iscrivete al nostro canale e attivate anche la campanellina, sarete sempre tra i primi ad accedere a tutte le nostre offerte. Partiamo! Chiave elettronica, appoggiamola qui nel portaoggetti, dove ha la possibilità di inserire due portabicchieri. Premiamo il pulsantino, accensione senza esitazione. Spie accese non ce ne sono, c'è però la porta aperta, chiudiamola meglio, perfetto. E subito nel display compaiono i sensori di parcheggio posteriori con il radar, cioè con il rilevamento di prossimità degli ostacoli. Pare che funziona tutto ok. Partiamo con la D e andiamo a testarne anche la guidabilità, o meglio, vediamo innanzitutto come sta di avantreno e ammortizzatori adesso andando su terreni un po' più disconnessi. Intanto smanettando un po' qui nella gestione dell'infotainment, l'auto predispone anche il navigatore. Mi piace anche il cockpit, che non è tutto digitale ma è molto pulito, con questo sfondo completamente nero e i numeri illuminati di questo grigio leggermente azzurrino, dà l'idea di essere molto elegante ma di impatto, perché hai tutte le informazioni necessarie a portata di vista. Adesso schiacciamo un pochettino, sì, tira, però sono curioso di testarla. Innanzitutto chiudiamo i finestrini e vediamo anche l'aria condizionata, se funziona. La portiamo un po' qui in avanti, sì,
funziona alla grande, clima non è bizona. Dicevamo, la voglio provare però adesso sul nostro rettilineo, perché adesso stava in comfort, in modalità sport, e vediamo come va questo 2000 da 150 cavalli. Ok, siamo arrivati sul rettilineo. Una piccola precisazione sull'aria condizionata: non è bizona, è vero che c'è la manopola, ma è comunque clima automatico, perché ha il tasto auto e quindi, impostando con la manopola la temperatura, il computer gestisce la temperatura del totale ambiente. Bene, detto ciò, l'abbiamo messa in modalità sport, schiacciamo a tavoletta e vediamo come va. A 4000 in media cambia, però si sente che tira di più, siamo a 92. Bene, allora, come avete sentito, l'accelerazione è stata progressiva. Il cambio automatico non ha avuto esitazioni, mi sembra abbastanza fluido, ma ovviamente, visti i 45.000 km, è ovviamente pari al nuovo. Disattiviamo le quattro frecce, schiacciando un po' di più il pedale, e la frenata è stata fluida, i dischi sono ok, non sono vanizzati, pasticche anche mi sembrano ok, ed è si è attivato anche l'ABS. Adesso la stiamo portando su questo terreno un po' disconnesso, ed è praticamente perfetta anche di avantreno, con le sospensioni, i vari giunti, i braccetti, è tutto ok. Di meccanica, quindi, l'auto è perfetta, come l'avete vista. Anche di carrozzeria non vi rimane che contattarci per avere ulteriori informazioni, ma soprattutto per fissare un appuntamento in modo da poterla guidare, perché le auto usate vanno provate, questo è il nostro motto. Vi aspettiamo. We'll be right back.